Parte domani, Fanon Fortuna e la Fano dei Cesari, il tutto inizierà domani sera alle 21 con l'accensione del Sacro Fuoco da parte del sindaco di Fano, che consegnerà appunto il fuoco a tutti gli organizzatori, e anche un bello spettacolo tutto da vivere che si terrà intorno alle 21.30 proprio qui all'Arena del Pincio, e poi insomma il susseguirsi di tutte le attività che richiamano al nostro periodo storico, quello romano, con il giovedì dedicato all'inclusione, ai bambini e alle bambine, ma quest'anno con le super bighette, quindi dedicate anche alla disabilità, con un venerdì dove ci saranno tutta una serie di spettacoli, il giorno dove arriveranno i rievocatori da tutta Italia e prenderanno posto in tutta la nostra città, quindi da quella sera vivremo ronde, attività in genere. Prenderà il via all'interno del San Michele quelli che sono gli spettacoli di ricostruzione di una domus romana, di un mercato, e una serie di spettacoli che saranno veramente emozionanti, quindi vi invitiamo proprio a godere anche questo spazio subito dopo l'Arco d'Augusto all'interno del San Michele, che sarà uno spazio veramente emozionante e molto filologico, che ci riporterà indietro nell'antica Roma. E poi il sabato, dove arriveranno le fazioni con le loro rappresentazioni d'arte, il sabato sera il grande spettacolo della colonia di Via Fanestris, il De Amicizia, che insomma racconterà di un'amicizia tra due persone vissuta però purtroppo in una grande battaglia epica dell'antica Roma. E poi la domenica, come l'abbiamo sempre conosciuta, una giornata dove ci sarà la grande parata storica dei gruppi in arrivo da tutta Italia, delle fazioni della città, e poi la corsa delle bighe, quindi un weekend dove racconteremo appieno la nostra storia, la storia della nostra città.